Allora, l'UDC è un partito così aperto, così democratico e moderato che dà anche la parola effettivamente a un gruppo di nostri concittadini che battagliano per un posto di lavoro. Se noi siamo giunti a determinate conclusioni, cari amici del movimento, e anche per questo. Grazie comunque che avete portato la vostra istanza in una manifestazione pubblica del nostro partito. Mi rallegra oltremodo essere qui oggi insieme a tanti amici che non mi hanno mai fatto mancare il loro sostegno e il loro incitamento nel corso delle tante vicissitudini della sfortunata esperienza amministrativa che si è appena conclusa. Come tutti sapete, all'inizio di questo mese si è stati costretti a mettere la parola fine all'amministrazione Ferrari. Decisione sofferta che è stata adottata con preparazione dopo aver preso atto di un metodo operativo assolutamente non in grado di attuare gli impegni assunti con gli elettori e con tutti i cittadini nell'aprile del 2008. Nonostante l'inizio promettente che vedeva la liberazione delle strade da comuni di immondizia, comuni che avevano ormai raggiunto i primi piani dei palazzi, oltre ad una serie di iniziative tese a rivitalizzare la città, risultate particolarmente gradite all'utenza, si è dovuto registrare una pesante battuta d'arresto con la notifica a fine 2008 dell'azione giudiziaria per ben 53 milioni di euro, nota a tutti come CP33, che ha effettivamente paralizzato l'attività amministrativa. Sebbene già in quell'occasione si è dovuti prendere atto di un metodo amministrativo che ignorava la condivisione delle scelte amministrative ed operative con le altre forze politiche di maggioranza. Superata tale fase, si era convinti di poter veramente ridare slancio all'attività politica amministrativa, salvo subire cocenti delusioni derivanti da una gestione della cosa pubblica di tipo feudale, ossia riservata ad un gruppo ristretto di soggetti in totale dispregio delle altre forze politiche facenti parte della maggioranza, ma quel che è peggio delle più elementari istanze dei cittadini. Cari amici, in concreto si è dovuto prendere atto non solo dell'avvilimento di qualsiasi progettualità, ma dell'impossibilità di attendere anche gli interventi sia ordinari che urgenti, come purtroppo abbiamo avuto modo di constatare in maniera diretta io e l'amico assessore Francesco Troiano nell'ambito dei rispettivi assessorati. Con grande correttezza personale e politica, l'UDC a metà gennaio scorso si è autosospeso alla Giunta ed ha indirizzato al sindaco un documento chiaro e sinceramente costruttivo per un reale rilancio amministrativo. Documento allo stesso tempo fermo e determinato e contenente preciso avviso a non sottovalutare la crisi politica che si era appena aperta. Bene, cari concittadini, per tutta risposta si è avuta la totale indifferenza del sindaco e del suo partito, che ha continuato ad operare con il proprio ristretto entourage ignorando problemi urgenti della città, pur ripetutamente posti alla sua attenzione, a cominciare, per fare un esempio, da richieste di interventi urgenti su plessi scolastici interessati da copiose infiltrazioni inoltrate dal sottoscritto, sempre dall'amico Troiano, che venivano recepite fino anche con sufficienza e fastidio. Mi astengo dall'illustrare altri casi specifici per non tediare i presenti, che sono convinto hanno ben compreso che la misura era colma e il dovere di rispettare gli obblighi assunti con i cittadini ci ha imposto di dissociarci da un siffatto inconcludente e inefficace metodo amministrativo. È evidente per tutti che tale dissociazione ha motivazioni serie e coerenti, che originano dall'amore che abbiamo sempre nutrito per la vera politica, che è quella che ha a cuore gli interessi della collettività, del rispetto dei ruoli e della dignità di ognuno di noi. Non è da tutti, come ben sapete, cari amici, abbandonare comode posizioni di potere per rispetto dei propri ideali, dei propri valori e della consapevolezza di non poter soddisfare le giuste aspettative dei propri cittadini in un'epoca in cui trionfa l'utilitarismo più sfrenato. Scelte del genere, come evidente, richiedono coraggio e spirito di servizio, come certamente non sfugge a chi osserva le vicende con animo sereno e sguardo oggettivo.
Con la manifestazione di questa sera si vuole dare inizio ad un nuovo corso. Con la Costituzione si spera di un grande centro politico moderato nel segno della tradizione. A suo tempo artefice del grande sviluppo della nostra città, ma con orizzonti aderenti al nostro tempo, dove i nemici si chiamano disoccupazione, degrado sociale e ambientale, carenza di valore e di cultura, servizi e infrastrutture insufficienti e tanto solo per citarne alcuni. Solo una politica moderata e rispettosa delle regole e delle istituzioni può dare le risposte di cui la città necessita, senza urlare slogan troppo spesso demagogici e populistici, ma attuando un leale confronto su progetti e programmi finalizzato alla politica dell'operare fattivamente più che del dire, ma con grande senso di responsabilità e con grande senso di umiltà di ognuno di noi che si appresta ad amministrare prossimamente. Le progettualità dell'UDC sono rimaste purtroppo inespresse, creando anche sconforto e disillusione, ulteriore motivo questo che ci ha portato a staccare la spina a questa amministrazione. Non si può permettere che fasce sempre maggiori della popolazione si allontanino o peggio disprezzino la politica, reputandola uno sterile esercizio del potere a vantaggio di pochi. L'UDC, che tra i propri aderenti e simpatizzanti si onora di annoverare con altari mossi dall'anelito di proporre qualcosa di valido per la collettività, aveva ideato e proposto vari progetti che neanche a dirlo sono rimasti sulla carta, stante la scarsa sensibilità e inefficiente dimostrata dall'amministrazione, dal sindaco e dal suo partito, appena cessata anche dopo che si era usciti dall'emergenza. Come tutti sapete, il primo assessorato che ho ricoperto è stato quello allo sport, cultura e spettacolo, periodo durante il quale ho sostenuto e cercato di portare avanti in maniera concreta vari progetti, tra cui la squadra di calcio di Casorio che includeva la definitiva ristrutturazione dello stadio, la creazione di una società in house per la cultura, la valorizzazione di opere e musei già esistenti sul nostro territorio, l'adozione di sistemi più snelli ed efficaci per consentire al comune di ridurre disfunzioni e continue valorizzazioni economiche nella gestione dei propri rapporti con terzi. Personalmente avevo avviato una serie di incontri per formare la compagine societaria del Casoria Calcio, incontrando vivo interesse ed ampia disponibilità di soggetti dotati dei giusti requisiti per costituire uno sodalizio in grado di riportare il calcio a Casoria, progetto che sarà nato quando si è affrontato l'argomento stadio, ma che vi assicuro non sarà archiviato. Anche la costituzione della società in house per la promozione del turismo culturale e religioso era in fase di avanzata realizzazione, per la quale ci siamo dovuti imporre affinché fosse previsto specifico capitolo di spesa, per quanto modesto, stante la penuria delle risorse disponibili. Se si può spostare l'Opel BD 150 EG. Per risolvere tale handicap si erano avviati i contatti per coinvolgere provincia e regione in tale progetto. Mi sia consentito di illustrarvi quanto fatto successivamente quale assessore alla pubblica istruzione, settore dove ho trovato una situazione disastrosa degli immobili scolastici, con seri rischi di non poter dare regolarmente inizio all'anno scolastico per insufficienza delle strutture disponibili. Con paziente lavoro, insieme al gruppo consigliare, insieme alla delegazione giunta, siamo riusciti a reperire arredi idonei per l'uso i pressi necessari a consentire un regolare inizio dell'anno scolastico e lo svolgimento dell'attività didattica, grazie alla fattiva collaborazione dei nostri dipendenti comunali, che voglio personalmente e pubblicamente ringraziare, ma voglio ringraziare tutta la macchina comunale che effettivamente è stata maltrattata da questa amministrazione, ma che sicuramente nella prossima sarà gratificata per quello che sa fare. Ad ogni modo, il sostegno e la disponibilità accordatemi dagli operatori scolastici mi hanno ampiamente gratificato, considerato che i veri giudici dell'attività di un assessore sono coloro che devono fare i conti quotidianamente con il buon funzionamento o meno di quel settore. Altri punti avevamo in programma di proporre ai nostri ex alleati, mi riferisco al riassetto funzionale dei settori, la rivisitazione del progetto Europa Più, il rispetto del DPR 168-2010 per risolvere la questione della nostra partecipata a Casoria Ambiente, il non motivato all'esternalizzazione del servizio di tributi, la revoca della gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunali, la revoca dello studio di fattibilità relativo al cimitero e al bando delle imprese di
Quello esposto, amici, non è un mero elenco di argomenti tipicamente elettorali, ma l'illustrazione di progetti spesso nati dal volontariato di amici e simpatizzanti. Progetti che, nonostante gli sforzi del gruppo consigliare e della delegazione, non sono stati potuti tradurre in realtà pulsanti e certamente benefici per la città, con il risultato del conseguente avvilimento di coloro che vi avevano investito il loro tempo e i loro sforzi senza alcuna remunerazione, ma semplicemente perché volevano una città migliore. E a questo proposito lasciatevi ringraziare chi ha condotto con me questa battaglia in questa amministrazione che recentemente è fallita. E mi riferisco ai consiglieri comunali, a Gennaro Casolaro, capogruppo, Andrea Capano, Vincenzo Rosetta, Rosario Villamani, Fortunato Polizio, l'assessore Troiano, il commissario della sezione di Arpino Tommaso Leone, tutti gli amici dell'ufficio politico, Posto, Serena, Naccarato, Danna, Imperatore Mauro, Nocera Raffaele, segretario dei giovani, la dottoressa Marchesini, responsabile del settore pari opportunità, la dottoressa Canusa, Pino Laezza, l'ingegner Di Meglio. Come certamente comprenderete, le delusioni sono state tante ed è per questo motivo che insieme agli amici qui presenti, al gruppo consigliare e all'ufficio politico, si è voluto voltare pagina per dar vita ad un vero rinnovamento propositivo ed operoso, perché una città come la nostra, che altrove sarebbe un capoluogo di provincia, non può continuare ad annaspare privata della dignità che le spetta. Sono fermamente convinto che un forte centro politico costituito da moderati che dia ampio spazio a risorse sane e fattive sia la strada giusta per assicurare alla nostra città un governo stabile nel rispetto delle istituzioni e delle regole a garanzia di tutti. Del resto, anche la politica nazionale, dopo un lungo periodo di scontri feroci e di grande incertezza, sta riponendo le istanze di rinnovamento e stabilità nell'area moderata centrista del Parlamento, che si identifica nell'UDC, nel FRI, nelle API e nell'MPA e nel nascente Partito della Nazione. Casoria, attraverso tale formazione politica, sta probabilmente anticipando i tempi in tal senso, come è giusto che sia, per valorizzare le cospicue risorse materiali, intellettuali, personalità di grande esperienza che possiedono e dare stabilità e sviluppo ai propri cittadini. A questo proposito voglio già informarvi di iniziative politiche che stiamo avendo con gli amici dell'API, che salutano le persone di Tommaso Casillo, della consigliere uscente Luisa Marro, e del suo segretario Enzo Amato, del consigliere provinciale Caffo. Come saluto gli amici del FRI nella persona di Antonio Verde e di Graziuso, e gli amici dell'MPA nella persona di Mauro Ferrara e del suo segretario di sezione Gennaro Bozzoni. Il prossimo incontro lo avremo il 26 febbraio, dove passeremo a una fase più operativa, quindi ad analizzare innanzitutto regole comportamentali, perché l'UDC una cosa che ha sofferta è stato proprio il rapporto umano. È un'azienda, una qualsiasi organizzazione senza rapporti umani tra le persone che la compongono può solamente fallire. Passeremo poi all'analisi di criteri e principi dello stare insieme e successivamente dei punti programmatici. Cari amici, l'UDC, ritrovata la sua compattezza, ha ripreso il ruolo di forza critica e di guida politica per dar vita ad un nuovo corso, raggiungendo una solida intesa con queste forze presenti stasera e credono nel progetto politico che si sta realizzando. Sono convinto che insieme si potranno raggiungere grandi traguardi e dare ai cittadini quelle risposte che attendono e meritano ormai da troppo tempo. Voglio concludere con una riflessione che avevo stampato e appeso nelle mura della mia stanza da vice sindaco nella sede centrale del Comune. L'unico modo di essere felice è fare qualcosa che tu consideri buono, onesto, giusto ed essenziale, che hai amici, chi non chiede per sé, ma per altri, ha fede, tenacia e coerenza, ottiene cose meravigliose e incredibili. Grazie.